Chi è Nostradamus? Nostradamus è un profeta francese che è morto più di 400 anni fa. Il motivo della sua straordinaria popolarità è abbastanza semplice. Molte predizioni pubblicate da Nostradamus nel 1555 sono state completamente rivendicate con il passare del tempo. Avendo scritto più di 400 anni fa, egli non solo ha previsto le due guerre mondiali del XX secolo, ma si è anche avvicinato a menzionare il nome di Hitler. Aveva anche predetto la rivoluzione francese del 1792. Incredibile? Sì, è davvero incredibile. Anche le critiche più stridenti sono state zittite dall'accuratezza fenomenale del profeta francese. Delle circa 2500 previsioni che ha pubblicato nelle sue centurie poetiche, non meno di 800 si sono precisamente avverate. Le profezie coprono un periodo che arrivano fino all'anno 3797. Le quartine di Nostradamus sono così perfette che non c'è dubbio che anche le altre si realizzeranno. Le sue centurie sono assolutamente straordinarie. Il profeta francese non visitò mai l'India. Ad un certo punto le sue previsioni furono pubblicate molto prima che Akbar diventasse il governatore di Delhi. Ma nonostante la grande distanza nel tempo e nello spazio, Nostradamus previde chiaramente l'ascesa di un conquistatore potente della nazione indiana e la sua nascita è a portata di mano. Secondo Nostradamus, che scrisse le sue profezie nel suo libro Le Centurie più di 400 anni fa, un leader davvero molto grande sarebbe nato nel sud dell'India. Avrebbe avuto saggezza e potere illimitati, sarebbe stato il più grande conquistatore della storia. E sarebbe stato un governatore immortale. Attraverso i suoi sforzi le guerre mondiali sarebbero cessate e il messaggio spirituale dell'India all'umanità sarebbe stato diffuso in lungo e in largo. Avrebbe osservato come giorno sacro il giovedì, avrebbe stabilito il giovedì come giorno sacro. L'India produce un sovrano immortale. Nella quartina numero 75, centuria decima, si legge: egli sarà tanto atteso, non nascerà in Europa. L'India produrrà un sovrano immortale che avrà saggezza e potere illimitati. L'Asia si inchinerà davanti a questo erudito conquistatore immortale, una persona con radici indù. Nella quartina 50, nella centuria L, si legge: dalla penisola, nel punto in cui tre mari si incontrano, un governatore viene nel giorno del giovedì, che è sacro. La sua saggezza, il suo potere e la sua volontà saluteranno tutte le nazioni. Opporsi a lui in Asia sarà follia. Il sud dell'India è l'unica penisola dell'intero globo dove tre mari si incontrano in un punto allungato e stretto. Il grande leader indiano sarà colui che cancellerà i nostri nemici e sarà dunque un indiano del sud,
al quale verranno offerta adorazione il giorno del giovedì. È semplice quindi vedere perché Nostradamus menziona in modo specifico il giovedì come giorno sacro. Sono solo gli indiani che considerano sacro il giovedì. I musulmani pregano di venerdì. Gli ebrei si inchinano davanti a Dio il sabato. I cristiani cantano gli inni alla domenica in chiesa. Nostradamus rende chiaro in questo modo che il conquistatore sarà un indiano dell'India del Sud. Egli prenderà l'Asia sotto il suo dominio. Satya Sai Baba dice che egli è la seconda delle tre incarnazioni. La prima è stata Shirdi Sai Baba e la terza reincarnazione sarà Prema Sai Baba. Di seguito daremo le informazioni che sono conosciute riguardo a Prema Sai Baba, riferendoci a delle fonti. Alcune di queste fonti sono contraddittorie sulla vita di Premasai e sul periodo in cui egli verrà sulla terra. Alcuni devoti di Sai nei loro scritti hanno menzionato Premasai, descrivendo ciò che è stato detto a loro nelle interview. Eccone alcune. Howard Marfet, nel suo libro Sai Baba Invitation to Glory, capitolo 4, dice che alla fine Satya Sai afferma che ci sarà Prema Sai Baba, che nascerà un anno dopo dalla morte della forma di Satya Sai e nascerà nel villaggio di Gunaparti, nel distretto di Mandya, nello stato del Karnataka, un luogo tra Bangalore e la città di Mysore. In un altro lavoro dell'autrice Birgitte Rodriguez della 1993, Glimpses of the Divine, Working with the Teachings of Sai Baba, in un colloquio privato con gli studenti negli ultimi anni, Baba avrebbe detto loro che il padre della sua futura incarnazione come Prema Sai sarebbe nato nel sud dello stato indiano del Karnataka e avrebbe anche detto che il corpo di Prema Sai si stava formando proprio in quel momento, cioè il processo di formazione del corpo di Prema Sai si stava formando in quel momento. Karunamba Ramamurti è l'autrice di Shri Satya Sai Ananda Dai, In viaggio con Sai del 2002, pubblicato dallo Shri Satya Sai Books and Publications Trust di Prashanthi Nilayam. Nel suo libro lei riporta alcune note che aveva scritto nel suo diario che aveva iniziato nel 1944. Al capitolo 9 l'autrice scrive ciò che Swami disse durante quegli anni, gli anni 40, ai devoti nel vecchio Mandir. Il presente avatar vivrà fino a 96 anni e dopo una pausa di un anno l'avatar Premasai assumerà un corpo umano che vivrà fino all'età di 75 anni. In questa era il decimo avatar, che è Kalki, è quindi disceso con tre aspetti, con le tre forme di Shirdi Sai, Satya Sai e Premasai. Durante l'avatariato di Shirdi, Baba dice che stava preparando il cibo. Nell'avatariato di Satya Sai, Baba dice che ha servito il cibo, servirà il cibo. Nell'avatariato di Prema Sai, tutti potranno gioire e godere dei frutti del cibo divino, del pasto divino. Nel 2008 Satya Sai Baba disse ancora che l'avatar viene come una trinità, e che completerà e che l'unione fra tutti sarà completata e raggiunta quando verrà Prema Sai. Baba aveva anche menzionato che il corpo di Prema Sai era nel processo di formazione in quel periodo e aveva anche detto che il professor Kasturi, che è stato il suo biografo ufficiale,
si era appena reincarnato e che sarebbe appunto si sarebbe reincarnato come la mamma di Premasai. La missione della tripla incarnazione. Nel libro di Sam Sandweiss, In Spirit and the Mind, l'autore racconta, riporta ed estende le interviste date da Sai Baba a un giornale che si chiama New Magazine nel settembre 1976. Riferiamo qui l'intervista. Domanda: perché la missione di Sai Baba è stata divisa in tre incarnazioni differenti, ovvero quella di Shirdi, quella di Satya e quella di Prema Baba? Baba risponde: esse non sono separate. Ho già menzionato che l'unione, l'unità completa delle tre incarnazioni ha un obiettivo finale. Ed è questa la missione, l'obiettivo finale, cioè l'unità delle tre incarnazioni. Il loro compito, cioè i loro compiti e i loro poteri differiscono in base al tempo, alla situazione e all'ambiente, ma appartengono e derivano dallo stesso corpo divino. Il precedente avatar Shirdi Sai Baba aveva messo le basi per l'integrazione e aveva donato all'umanità il messaggio del dovere e del lavoro, diciamo, del dovere come lavoro. La missione dell'avatar Satyasai è di fare in modo che tutti possano realizzare che lo stesso Dio o divinità risiede in ognuno. Infine, Premasai, il terzo avatar, promuoverà i messaggi evangelici che non solo Dio risiede in tutti, ma che ognuno di voi è Dio. Questa è la saggezza finale che ogni uomo ed ogni donna dovrà perseguire, per arrivare a Dio. కంటికి కనిపించకపోవచ్చును కానీ నాకన్నీ కూడాను దృశ్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. మున్ముందు స్వామి యొక్క తత్వం అనేటువంటిది ఈనాడు గుర్తించుకోలేనటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడాను ఆనాడు కంటి నీరుతో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దీనిని అనుభవించవలసి వస్తుంది. స్వామి యొక్క తత్వము అతి శీఘ్రములోనే జగద్వ్యాప్తి అయిపోతుంది. దాని నిమిత్తమే స్వామి గట్టిగా దీనిని అరికట్టుకుని ఉన్నాడే కానీ ఒక్కసారి దీన్ని విజృంభించినప్పుడు జగత్తంతా ఒక ప్రశాంతి నిలయంగా రూపొందుతుంది. కనుక మీరు మున్ముందు స్వామి యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి దీని యొక్క ఆశయాలను మీ ఆచరణలో పెట్టి సరైనటువంటి సేవలు తెలపడానికి ఈనాడే మీరు ముందుకు రండి. మున్ముందు ఈ విధమైనటువంటి అవకాశము మీకు లభించవు. ఇంత సమీపంగా మీరు ఉండడానికి వీలు కాదు. కోట్లాది ప్రజలంతా కూడా వచ్చి ఇక్కడ రాలిపోతారు. ఇలాంటి దినములు త్వరలోనే ఏర్పడతాయి. కనుక ఈనాటి నుంచి స్వామి కరుణకు స్వామి ప్రేమకు పాత్రులయ్యి సరైన సేవా కార్యము యందు జీవితాన్ని సార్థకం గావించుకోండి. Incarnazioni del divino amore, ciò che il futuro prospetta, ciò che vedete davanti a voi va oltre i vostri sensi e la vostra comprensione, ma io posso vedere ciò che accadrà nel futuro. Arriverà il momento in cui tutto il mondo sarà qui ai miei piedi e riconoscerà e comprenderà la mia divinità. Arriverà il momento in cui tutti comprenderanno e conosceranno la mia vera natura. È una grande opportunità. E la mia volontà si estenderà ovunque. Arriverà un giorno in cui tutte le persone del mondo riconosceranno chi è Sai, la sua gloria, la sua magnificenza, la sua grandezza, e milioni di persone fluiranno qui. Ed è una grande opportunità stare vicino a me. Essere alla presenza di Swami, ascoltare le sue parole di verità e vivere e sperimentare il suo amore vivente, sperimentare la sua beatitudine. Non perdete questa opportunità d'oro.
il mondo diverrà presto una piccola Prashanti Nilayam. ఇంక మున్ముందు రాబోయేదంతా కూడాను కేవలం ఒక యువకుల నుంచినే కూడాను ఈ భారతదేశాన్ని వ్యాప్తి గావించి క్రమక్రమేణా ఈ భారతదేశం యొక్క ఆధ్యాత్మిక యొక్క చరిత్రను యావత్ ప్రపంచానికి కూడాను చాటేటువంటి వ్యక్తులుగా కూడాను కేవలం రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర కొంతమంది మాత్రమే వివేకానంద బ్రహ్మానందం ఇలాంటి వాళ్ళంతా వచ్చారని, కానీ అలాంటి సన్యాసితో మాత్రం తీసుకోనక్కర్లేదు. మీరు సామాన్యమైనటువంటి బాలకులుగానే ఉంటుండి యావత్ ప్రపంచానికంతా ఐడియల్ రీతిగా చూపించేటువంటి విధానాన్ని కూడాను ఏ ఏ రీతిగా నడచాలి ఎక్కడెక్కడ ఉంటుండాలి అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క గుణగణాలను కూడాను వర్ణించినటువంటిది ఇందులో ఉంటుండాలి. కనుక రేపు మీకు ఎందుకంటే ఈనాడు పిల్లలంతా చేరటం చేత ఈనాటి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు ముందు ఏ రీతిగా మారుతుంది అనేటువంటి దాన్ని మీరు హృదయంలో పెట్టుకొని మీరు క్రమక్రమేణా అతి జాగ్రత్త లోపల మీరు స్వామి యొక్క ఐడియాస్ కంతా తగినటువంటి ఆదర్శవంతులుగా మీరు తయారవుతారని చెప్పిన ఉద్దేశాన్ని నిరూపించే నిమిత్తమై దీన్ని మీకు చూపించాను. నిదానంగా మీకు ఒక్కోటి మీకు మీరు అంటే క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పి మిమ్మల్ని సంతోషపెడతారు. మీరేమి కంగారు పెట్టుకోనక్కర్లేదు. స్వామి మీ సొత్తుగా అయినప్పుడు, స్వామి మీ చేతిలో ఉంటున్నప్పుడు ఇవంతా ఏమి సులభమైంది? కనుక మీరు దీని నిమిత్తమే మీరు ప్రాకరణనక్కర్లేదు. దీన్ని ఎవరు తీశారో వారే మీ చేతికి ఉంటున్నప్పుడు, మీ స్వాధీనంలో ఉంటున్నప్పుడు, మీకు ప్రియులుగా ఉంటున్నప్పుడు ఇక దీన్నంతా మీరు యోచించక్కర్లేదు. మీకు ఏ రీతిగా చేర్చాలో, ఏ రీతిగా మార్చాలో, ఏ రీతిగా కూర్చాలో అవన్నీ స్వామి చేసి తప్పక మీకు ఈ భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తును ఎంత ధర్మము పురాతన ధర్మం కంటే కూడాను ఇంకా అభివృద్ధి అయినటువంటి ఒక ధర్మంగా కూడాను తీసుకుంది. అనాది కాలంలో ఏదో అర్థం అయ్యి కానట్టుగా జరిగిపోయింది. ఇది అట్ట కాదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను అర్థంలో చూసినటువంటి చేయవలే కూడాను ప్రతిదాని కూడా మీరు నిదర్శనంగా చూడటానికి, ఇంకా స్వామి యొక్క రూపాలు ఎన్నో మీరు చూడటానికి కూడాను అవకాశాలంతా ఉంటున్నాయి. దీన్ని పోగొట్టుకోకుండా, దీన్ని దక్కించుకొని, దీన్ని కాపాడుకోవటానికి మాత్రం మీరు తగిన ప్రయత్నం చేయండి, అంతే చాలు. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ రామకృష్ణ పరమహంస, he had to use only one or two persons, Vivekananda and Brahmananda, who were in the form of sannyasis. Nel caso di Ramakrishna Paramahansa e di Vivekananda, loro erano nati nella forma di sannyasin, erano dei sannyasin. La loro missione era questa. Voi non dovete diventare sannyasin, voi dovete proseguire sul sentiero spirituale. In questa particolare missione io ho il compito di insegnarvi, di insegnare a tutti i giovani a seguire il giusto sentiero. Voi sarete i miei strumenti. Voi mi appartenete, io vi appartengo e mi prenderò cura di voi. Io vi dirò cosa dovrete fare nei prossimi anni e cosa farò io nei prossimi anni. Voi dovrete essere determinati e apprezzare il compito che dovrete fare. Questo è ciò che dovete fare, al resto ci penso io. Io appartengo a voi e voi appartenete a me. Io sono in voi, io sono con voi. In un futuro prossimo mi vedrete in diverse forme e in diverse manifestazioni. A volte posso aspettare fino a quando riesco a ottenere 10 cose in un colpo solo. Come un motore non è abituato a trainare un pullman, ma attende finché non è pronto ad un trasporto sufficiente in proporzione alle sue capacità. Ma la mia parola non fallirà mai. Deve accadere ciò che io voglio.